Quella che vedete è la Gennaro Fabbricatore del 1821, appartenuta a Giuseppe Mazzini. Io dico sempre come battuta, è un pezzo di storia d'Italia, perché Mazzini la usava, essendo un chitarrista e un musicista, un buon dilettante, a Londra, nella sua residenza, dove era esule, scappato dall'Italia per noti motivi, essendo comunque uno statista e comunque un transfuga di questo paese. E lo strumento è uno strumento napoletano, strumento di pregio e di valore, non solo perché è uno strumento storico che ha appartenuto a Mazzini, ma perché la Fabbricatore era in quel tempo, insomma, un po' lo Stradivari, il guardiano del Gesù delle chitarre. Quindi è uno strumento veramente interessante, perfettamente conservato, con legni pregiati di acero e di abete. Il repertorio che sentirete oggi è un repertorio di Paganini, tutti i brani originali per chitarra scritti da Niccolò Paganini, un genovese anche lui, un genovese importante, conosciuto in vita da Mazzini stesso. I due si conoscevano, ma non si amavano molto, erano due persone molto diverse. Uno era un divo dello spettacolo, l'altro invece era un personaggio più introverso, più insomma dedito ad altre cose, pur essendo un amante della musica, tant'è vero che scrisse anche una filosofia della musica. Tutte queste belle cose le potete vedere al Museo del Risorgimento qua a Genova, che è uno museo che raccoglie tantissimi documenti del Risorgimento fino alla Prima Guerra Mondiale, e soprattutto c'è la chitarra di Mazzini, c'è lo studio di Mazzini dove lui è nato, qui in questo edificio lui è nato, e c'è la copia del Canto degli Italiani, cioè il famoso inno di Mameli, appunto di Novaro e Mameli.